He was just a rookie trooper and he surely shook with fright. Questo è sicuramente il tempio per qualsiasi appassionato del genere. Decorazioni, uniformi, pezzi di ricambio per vecchi ferri, vecchi ricordi, nostalgie. Un insieme che crea un'atmosfera gradita a tutti gli appassionati del genere. Beh, è una mostra molto bella, ben allestita, c'è un po' di tutto. Oltre al settore praticamente che curio del modellismo, troviamo anche abbastanza reperti di quelli che sono bellici. E c'è gente anche che vengono anche da tutte le parti d'Italia a vedere, e anche molti espositori da altre parti, insomma di altre nazioni. Questo è il terzo anno che vengo qui in questa mostra, perché sono collezionista da quando avevo 15 anni. E quindi vengo qui perché trovo molto materiale che viene anche dall'estero, dalla Cecoslovacchia, dalla Germania, dall'Austria. Io colleziono articoli tedeschi e qui ci sono, arriva molto materiale, diciamo, buono e ruspante, come si dice nel nostro gergo. Ho preso un libricino tedesco, si chiama Soldbook, sarebbe la carta d'identità di un tedesco della Luftwaffe. Questo è un porta baionetta, Africa, tedesco, seconda guerra mondiale. Mi diverto sempre a guardare, imparare e a respirare la storia tramite questi oggetti che sono proposti qui oggi. È interessante perché riguarda cose del passato che ci insegnano anche verso l'avvenire. Sono oggetti che testimoniano un'epoca, una cultura e una storia. Bella o brutta è sempre la storia dell'uomo, quella che può interessare sia i giovani che i meno giovani. Siamo in rappresentanza oggi di due associazioni culturali, l'associazione storica culturale Soldati al Fronte e l'associazione Green Lines, che riproduce, diciamo, le uniformi dell'esercito tedesco. Ma lei è un vero alpino? Alpino in congedo. All'interno dell'associazione Soldati al Fronte abbiamo tre sottosezioni, abbiamo il Savoia, terzo reggimento Savoia Cavalleria, i Carabinieri Reali e rievochiamo anche il nono reggimento Alpini, in special modo sul fronte russo, sul fronte orientale. Siamo sezione Paracautici Treviso, Santa Lucia di Piave, qua abbiamo messo una tenda e abbiamo esposto dei modelli della nostra epoca e di quella attuale adesso. Softair praticamente è una disciplina dove, ecco, questi ragazzi la domenica, il sabato, comunque sia, a momenti a tempo libero, si riuniscono e fanno delle simulazioni tattiche di militari sostanzialmente. Si divide in due squadre, una in attacco, una in difesa, e solitamente rapporto 2-1, quindi se siamo in 12, 4 in difesa, 8 in attacco. E si sceglie, si delimita un obiettivo, si dice cosa bisogna fare e praticamente a luce verde si attacca, tra virgolette, questo obiettivo. Le armi sono delle repliche di armi vere che sulla punta hanno, sono di colore rosso, quindi serve principalmente per differenziare un'arma vera da quest'arma che è un'arma a giocattolo a tutti gli effetti. Lo sortello praticano tutti dai 14, 15, 16 anni in su, 40, 45, quindi chiunque, donne, uomini, bambini, è un'attività sicura. L'unica protezione imposta sono gli occhiali per gli occhi, perché un pallino se rimbalza non si sa dove va a finire. Nell'apertura abbiamo avuto un buon afflusso di gente, molte persone ti chiedono come funziona, che armi sono, cosa si fa, e tutti si fermano qui a praticare, a provare. Questa mostra è sempre un grande appuntamento per gli appassionati del settore. E per noi visitatori è sempre interessante perché ci consente di osservare pezzi importanti, anche difficilmente reperibili sul mercato, da vicino, e questa è sempre una grande emozione.